ha detto che c'è stata una riduzione, un accorpamento a 7 dei settori, e volevo saperne la ragione. Una domanda la volevo fare a Tommaso Casillo, perché da quando è cominciata a circolare la voce di questo suo impegno in giunta, tutti si sono chiesti perché lui, che ha fatto il sottosegretario, il senatore, ha deciso, così sembrerebbe apparentemente un declassamento. Allora, siccome molti, eppure io mi sono fatto questa domanda, se Tommaso Casillo ci può dare una risposta in merito. Grazie. La prima risposta è perché naturalmente con la nuova direzione noi dobbiamo avere soltanto 7 assessori massimo, quindi noi abbiamo dovuto per forza ridurre le sedie che erano da 10 a 8, quindi è un fatto di legge, non è un fatto di nostro gruppo. È un fatto di legge. È evidente che la mia è una scelta di responsabilità della sua città, tutti possono comprendere che proprio perché ho avuto la fortuna nella mia, nel mio percorso politico di conseguire obiettivi prestigiosi, prima da arrivare da parlamentare a sottosegretario, il fatto che io abbia deciso di raccogliere una sollecitazione che mi è venuta da più parti vuole significare non un declassamento. Credo che a questo punto avremo anche la